È lotta alla prostituzione, occhi puntati soprattutto sulla zona sud della città. La Polizia Municipale ha effettuato controlli a tappeto che hanno portato ad elevare 13 sanzioni di 500 euro per altrettante violazioni dell'articolo 17 del Regolamento di Polizia Urbana, riguardante l'attività di contrasto all'esercizio della prostituzione su tutto il territorio comunale. 33 le persone identificate e 27 i veicoli fermati. È questo l'esito dei controlli effettuati nel corso del mese di dicembre dal settore investigativo della Municipale insieme al settore sicurezza stradale, finalizzati al monitoraggio del fenomeno della prostituzione in strada. Ci siamo concentrati in quella zona, sottolinea l'assessore alla sicurezza urbana Luca Zandonella, mossi dall'esigenza di dare concrete risposte ai cittadini che indicano quell'area come particolarmente degradata per la presenza di prostitute. Abbiamo intenzione di proseguire su questa strada, visti i risultati raggiunti. Secondo gli accertamenti della Municipale, le prostitute controllate sono risultate tutte regolari sul territorio italiano. Nel corso dei controlli antidegrado nella zona di Lemose sono state trovate anche alcune biciclette rispetto alle quali la Polizia Municipale invita i proprietari che dovessero riconoscerle a rivolgersi al comando di Via Rogerio, dove sono attualmente depositate.